Ciao a tutte persone curiose e appassionate di profumi, io sono Stefania, grazie di aver cliccato su uno dei miei video. Come capita ultimamente, anche oggi vorrei parlarvi di tre profumi che sono tra i miei ultimi indossi, che non hanno un tema che li ha comuni, ma che semplicemente ultimamente mi è venuto in mente qualcosa e quindi l'ho riprovato e l'ho ritirato fuori dall'armadio, oppure li ho riprovati proprio perché vorrei parlarvene in qualche video e non so quando, quindi ho preso la palla al balzo e li ho indossati in questi giorni. Il primo profumo di cui vorrei parlarvi oggi mi è tornato alla mente, sono andata a ripescarlo guardando un video di Greta, uno degli ultimi video che ha fatto Greta, vi lascio qui il nominativo così andate a spulciare anche i suoi video qua su YouTube, e lei ha fatto una classifica dei tesori d'Oriente che ha, da quello che le piace meno a quello che le piace di più. L'ultimo posto è stato proprio lui, Ayurveda. Non è il mio preferito dei tesori d'Oriente, affatto, io preferisco quelli un pochino più dolciastri, e capisco anche perché per tanti non è al primo posto, comunque non è un piacione, non è un profumo di quelli che metti per i complimenti, non è il profumo che metti per sentirti qualcosa di dolce addosso. È davvero particolare, lei addirittura lo sente più sul maschile. Io lo trovo un profumo totalmente unisex e un profumo che indosso specialmente per una sorta di momento meditazione, tra virgolette, il profumo che si mette quando si ha voglia di energia, ma un tipo di energia che ti dona calma. Questo perché? Perché all'interno ci sono usate delle note rinvigorenti, c'ha tutta la prima parte fatta di agrumi, poi fatta di spezie, c'è l'ylang ylang, c'è la violetta, c'è il patchouli. Ci sono tantissime note ed è veramente molto difficile poterlo comprendere soltanto guardando la piramide. Io lo trovo uno speziato aromatico fresco, sento molto la nota del vetiver e poi sento anche questo olio di amla che c'è all'interno. L'olio di amla è un ingrediente utilizzato soprattutto per i capelli, io adoro tantissimo, è da un po' che non uso l'olio di amla effettivamente. Uva spina credo che venga chiamata più comunemente, ha un odore un po' asprigno. Però io non riesco a usarmi i capelli quando lo adopero, e quindi sì, mi ha fatto anche ritornare in mente che ho quel particolare prodotto che potrei utilizzare che non utilizzo da un po'. Pare somigliare a un qualcosa, effettivamente sì, che somiglia a De Merveille di Hermès. Mi è capitato di metterlo una volta e una collega allora mi disse: ma hai addosso il profumo di Hermès? No, è tesori d'Oriente. Altra chicchetta da sapere, all'interno di questo profumo c'è l'olio di neem, che è un olio che viene utilizzato per chi utilizza molto oli naturali, essenze naturali, viene utilizzato come repellente per gli insetti. Questo è un ottimo alleato per l'estate. È ovvio che non fa l'effetto di un antizanzare, però diciamo che potrebbe aiutare. Vi date un po' di antizanzare e un po' di questo per profumare, visto che di solito l'odore degli antizanzare non è proprio piacevolissimo, almeno per il mio naso. Altro giro, altra corsa, io qua devo farvi vedere anche il pack esterno, magari senza rivelarvi subito il nome. Ho levato la boccetta da dentro, però si apre in questo modo, fa un click, poi si dovrebbe aprire con questa scatoletta a fiore. Il pack è tutto riciclato e il brand è Carlotta Rae. Non riesco più a rimetterlo dentro, va bene, non importa. E questa è la boccetta interna, questa meraviglia Art Deco, grande quanto un palmo e molto molto fine. Anche il pack in vetro riciclato, il tappo in legno e la fragranza si può riempire una volta finita. Questo marchio ha tutte queste piccole attenzioni per l'ecologia ed è sempre qualcosa che ci fa molto piacere quando esiste. Dunque, ce l'ho da un paio di mesi, non ve ne ho mai parlato perché credo che lo sfrutterò più in questo periodo, anche per l'estate non deve essere male.
Perché? Perché lo trovo, è un leggero fruttato con una piccola vena cuoiata e un legnoso verde. Però molto più sul fruttato rispetto al resto, che però gli dà una bella dimensione, gli dà della profondità. È un profumo che è nato nel 2023, è stato presentato nel 2023. Vi leggo le note, non vi ho detto come si chiama: Palo Santo e Patchouli Vert. Vi leggo le note: dunque, pera lampone, osmanto cuoio, erba mate, legno di cedro, muschio di quercia, zafferano. Dov'è il patchouli? Non c'è il patchouli, perlomeno, a meno che il brand non si sia preso un po' questa licenza poetica, patchouli verde potrebbe essere lo yerba mate, l'erba mate che è questo tè verde molto intenso e tanninico che viene molto utilizzato nel Sud America, l'ho assaggiato, veramente molto potente, molto forte, deve piacere. E potrebbe essere, insomma, questo sentore verde tanninico, aromatico. Sentore che però è piuttosto assopito dal tripudio di frutti. Si sente moltissimo la pera, una pera succosa, che mi ha ricordato un po' la pera utilizzata in body paint di Will. Leggermente sintetichina, non sgradevole però. Poi io adoro la nota di Palo Santo. Qui questa nota è riportata in quanto proprio legno, non il bastoncino che si accende a mo' di incenso, ecco, non è il fumo di quel legno, è proprio l'odore del legno. Non sono ancora soddisfatta perché sto cercando la fragranza perfetta con questa nota, però devo dire che è veramente molto ben amalgamata, gli dà quel sentore legnoso che ci sta molto bene in combinazione con quelle fruttate. È davvero originale, non ho nulla che ci assomigli, non lo trovo neanche così difficile, nonostante abbia anche all'interno la nota di cuoio, è veramente un qualcosa di molto leggero. Io lo trovo veramente molto più fruttato che considererei più la frutta, ecco, che tutte le altre note. È un profumo che ha dei bei connubi, cioè la frutta dolce, la pera e la frutta più acidula, il lampone. Poi è sia dolce che secco e legnoso. Riesce ad avere più aspetti che lo rendono veramente molto carino. Secondo me è molto sfruttabile in questo momento. Ah sì, e lo zafferano non lo sento, non pervenuto. Altro profumo che ho da qualche mese, che è andato in hype qualche mese fa, ma che ultimamente non ne sento molto parlare, ho aspettato un pochino per recensirlo, proprio perché a volte non trovo il contenuto adatto dove inserire alcuni profumi, e si tratta di Liam Gray. Gray credo di aggiungerlo io perché esiste un grigio e un blu, comunque un Liam di Lattafa. Quanto è buono, questo l'ho utilizzato. Questo l'ho utilizzato 2 volte questa settimana. Non mi fa impazzire il pack, però è la cosa che mi importa meno. È un tè nero molto speziato con questo cardamomo. All'interno io ci sento tantissima la nota del fico. Un fico frutto, ma anche leggermente la foglia, però veramente molto leggermente rispetto ad altri profumi che utilizzo e che mi piacciono molto. Un dolce quanto basta, non è troppo dolce, e finisce in asciugatura con dell'iris e il vetiver. Quindi è un fresco sì, ma lascia anche un leggero sentore polveroso sulla pelle, veramente molto poco, e non vi spaventate se non vi piacciono i poudré. La cosa che mi ha inizialmente un po' infastidito è che sento ricorrere spesso questa base utilizzata per tantissimi profumi. Secondo me ha all'interno una nota utilizzata che c'è anche nel Camra, che lo rende effettivamente un profumo molto intenso, che dura molto, da scia soltanto nella prima ora. Sì, non è molto scioso, ma a me poco importa. E lo trovo adatto effettivamente per questo periodo. È ottimo per tutte le stagioni, secondo me, però diciamo che questo connubio tra note molto fresche, molto appetibili per la stagione calda e questa base veramente intensa
come quello del Camra, se lo conoscete, fa in modo che possa essere utilizzato in varie occasioni, in varie temperature. Lo sento paragonare spesso a Gris Charnel. Sono dei fratellini, non sono dei fratelli gemelli, sono dei fratellini. Qui c'è una dose di vaniglia forse in più, quindi se vi piace un po' quel sentore con un accenno di vaniglia in più, diciamo che si assomiglia soprattutto in asciugatura. Buono, lo sfrutterò tantissimo durante questo periodo, perché la combinazione tè, cardamomo, fico, a me piace sentirlo in questo periodo. Mi viene, nonostante io dica che non stagionalizzo, effettivamente mi sto rendendo conto facendo questi video che ci sono proprio delle note specifiche che io vado a pescare in alcune stagioni, come il cocco, il fico, sono il tè, sono sì, note che mi tornano in mente e mi viene voglia di utilizzare in questo periodo. Può succedere anche che io li utilizzi durante l'inverno, però mi sono accorta di questa ricorrenza. Con questo profumo ho finito, se vi va lasciatemi un emoji con le labbra, un bacio, e ditemi se conoscete uno di questi tre, sicuramente Tesori d'Oriente lo conoscerete tutti, e se invece avete mai sentito parlare di Carlotta Rei, non ve l'ho detto prima, ma si tratta di un medium cost, siamo sotto i 100 euro, ed è comunque è un brand che ho trovato anche quest'anno, Alexans, mi ispira tantissimo. Un altro loro profumo dove dentro c'è della mirra e del legno, devo ancora sentirlo, però non ho avuto modo ancora di sentirli. Comunque sia, fatemi sapere se conoscete questo brand, perché è veramente molto carino, è un brand italiano tra l'altro, e se avete mai provato Liam Grey, io continuo a chiamarlo così, e se vi piace le note che sono combinate, se lo trovate simile a Gris Charnel. E se non trovate che effettivamente questa base che viene riproposta sempre, continuamente, non vi inizi un po' a stufare, nonostante sia molto buona, ma sembra sempre la stessa base su tutti i profumi, che è un po' quello che tante persone ricercano, la longevità, la persistenza, la scia, e queste note sintetiche aiutano, però dopo un po' stufano perché sentiamo sempre la solita nota di fondo. Questa era la mia mini polemica, se possiamo chiamarla così. Detto questo, io vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo prestissimo. Ciao!